Benvenuti, siamo con il professor Stefano Vicari, professore ordinario di neuropsichiatria infantile presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Cattolica di San Gregorio di Roma e primario di unità operativa complessa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Benvenuto professore. Buongiorno, ben trovato. Professor Vicari, i fatti di cronaca evidenziano un malessere di fondo nei nostri giovani, che spesso sfocia in atti di violenza verso se stessi oppure verso gli altri. Lei da tempo ha lanciato l'allarme su questo profondo disagio. Ci dice a che punto siamo e se si sta facendo qualcosa di concreto per aiutare questi ragazzi? Sì, guardi, effettivamente si tratta, a mio avviso, di una vera e propria emergenza, cioè casi di richieste di aiuto per episodi di autolesionismo, quello che lei diceva, no? I ragazzi che si fanno del male volontariamente, fanno del male al proprio corpo, danneggiano il proprio corpo volontariamente, sono in netto aumento. Però forse vale la pena, lei faceva riferimento anche a episodi di cronaca, sottolineare il fatto che non tutti gli episodi di violenza sono riconducibili a un disturbo mentale, cioè non tutte le persone che manifestano aggressività e violenza hanno necessariamente di base un disturbo mentale che spiega questo loro atto di violenza, altrimenti tenderemo a medicalizzare ogni comportamento e questo sarebbe ovviamente sbagliato. Tra l'altro, forse non tutti sanno che le persone che hanno un disturbo mentale non sono più violente per natura di persone che non hanno un disturbo mentale, cioè in altre parole, gli episodi di violenza sono più pressoché gli stessi sia tra le persone che hanno un disturbo mentale o che non ce l'hanno. Questo è un dato, no? Magari invece c'è questo luogo comune che ci pensa, ci porta a dire: ah, ma che sei matto se fai quella cosa? Sei matto? Oppure un raptus di follia ha commesso un omicidio terribile. Ecco, questo sono degli stereotipi non sempre veri, anzi per lo più non veri. Non sempre chi commette un atto di violenza ha un disturbo mentale alla base. Detto questo, lei mi chiedeva anche che cosa stiamo facendo. Beh, non molto, devo dire. Purtroppo l'attenzione ai disturbi mentali nei minori, cioè nei ragazzi fino ai 18 anni, è ancora piuttosto limitata e scarsa. Vede, sebbene la psichiatria degli adulti viva momenti di grande difficoltà, non c'è dubbio che ci sono molte più risorse sui territori del nostro paese per la psichiatria dell'età adulta che non per l'età evolutiva. Ovviamente non vuole essere una guerra tra poveri, questa non è che io sto invocando quindi di togliere risorse alla psichiatria dell'età adulta. Sto dicendo però che se fossimo tutti consapevoli che i disturbi mentali in realtà iniziano nella stragrande maggioranza dei casi in età evolutiva, cioè da bambini e da adolescenti, dovremmo essere molto più attenti a cogliere gli esordi, cioè il momento in cui poi iniziano questi disturbi, e non aspettare che cronicizzino, cioè che diventino ormai difficilmente trattabili appunto in età adulta. I servizi sul territorio sono molto scarsi, soprattutto i servizi di primo incontro, cioè quelli che sono nelle ASL, gli ambulatori, il neuropsichiatra che è in grado di riconoscere immediatamente se c'è qualcosa che non va. E poi mancano anche però le strutture per l'acuzie, cioè quando c'è un episodio grave, drammatico e richiede un ricovero in ospedale, e ancora di più per il post-acuzie, cioè dopo il ricovero, magari ragazzi che non possono tornare subito in famiglia e che hanno bisogno di essere accolti in strutture per un periodo più prolungato. Queste sono davvero in forte carenza. Quindi ci sarebbe bisogno di una politica che si occupi della salute dei ragazzi, quindi promuova salute mentale, e quando c'è un disturbo, la politica dovrebbe essere in grado di dare risposte per la cura degli disturbi mentali. Ecco, a tal proposito, attualmente uno dei temi più ricorrenti è l'introduzione dell'educazione emozionale a scuola. L'approccio che si vuole seguire è quello di estrapolare questo ambito dalla complessità della realtà. Secondo lei è corretta questa interpretazione oppure stiamo commettendo un errore pensando all'educazione emotiva senza tenere conto che essa si realizza all'interno delle relazioni quotidiane, con gli altri e in tutti i contesti che viviamo? Sì, guardi, io devo dire che ovviamente la mia opinione vale quello che vale, insomma io non sono né un pedagogista né uno psicologo, mi occupo di disturbi mentali,
Ma la mia impressione è che stiamo un po' settorializzando l'educazione, cioè come se ci fosse un'educazione che passa per le relazioni affettive e non passa per il rispetto dell'altro, ad esempio. Io credo che non possiamo caricare la scuola di tutto ciò che i genitori non riescono a fare. E lo dico non per caricare, come dire, di responsabilità eccessive ai genitori, però essere genitori vuol dire questo, educare essenzialmente, cioè fornire delle regole, degli stili di vita, degli stili di comportamento. Se questo non c'è, è difficile che la scuola possa appunto supplire a una carenza così importante e così grave. Io credo che noi dovremmo fare attenzione all'educazione, punto, dei nostri giovani, che sia affettiva, sentimentale, che sia appunto di rispetto dell'altro. E che a questo noi dovremmo dedicare non uno spazio, ma l'intera vita, diciamo così, della coppia genitoriale e quindi anche della scuola. Io credo che esista l'educazione, quindi l'educazione al rispetto dell'altro, l'educazione al rispetto di se stessi, all'autostima, alle autonomie, e che questa debba essere come dire, il compito principale dei genitori. Ecco, appunto, lei parlava di genitori, anche la famiglia ha grosse difficoltà ad educare i ragazzi di oggi. Lei l'ha detto più volte, sia in questa intervista che nelle nostre precedenti. L'assenza dei genitori, spesso perché entrambi al lavoro, comporta la perdita di punti di riferimento nelle varie fasi evolutive dei ragazzi. Allo stesso tempo, il digitale sta entrando sempre più nella sfera educativa e familiare, spesso con la veste di babysitter digitale. Quanto è pericoloso questo aspetto e quali sono le conseguenze che dobbiamo attenderci? Sì, guardi, lei ha messo il dito, come dire, su una piaga ancora sanguinante, diciamo così. Cioè, la lettura che i miei colleghi, che la comunità, diciamo, di neuropsichiatri, degli psicologi, dà del grande aumento delle richieste di aiuto, di psichiatria, appunto, del bambino adolescente. Perché sono così tanti oggi i ragazzi che stanno male? Ecco, è molto probabile che alla base ci siano dei modelli, come dire, educativi che segnano il passo, diciamo, poco fa, ma anche la diffusione enorme delle dipendenze, vecchie dipendenze, quindi da sostanze. I ragazzini cominciano sempre più precocemente a fare uso di sostanze, un tempo tipiche, no, della tarda adolescenza, il sedicenne, il diciottenne. Oggi sono invece i bambini di 13, 12, a volte addirittura ancora più piccoli, che cominciano a fare uso di sostanze. E poi le dipendenze, le nuove dipendenze, cioè le dipendenze dai device, dagli strumenti elettronici e dai social, cioè dalla connessione da internet. Vede, questo è un pericolo sottovalutato, secondo me, troppo spesso sottovalutato. I bambini trascorrono fino a 6 ore al giorno utilizzando un device. Lei può immaginare che effetto può avere questo su un cervello in formazione, anche perché sono ore tolte a fare altro, quindi non è dannoso solo perché quelle 6 ore sono prese da un'attività che è molto limitante in termini di creatività, ma anche perché sono ore che vengono tolte all'attività fisica, al disegno, alla lettura, cioè tutte attività che possono stimolare maggiormente la crescita del nostro cervello. Quindi i genitori dovrebbero porre massima attenzione nel fornire questi strumenti, ma anche educare a un uso responsabile questi strumenti. Perché vedi, un altro aspetto negativo, spesso associato all'uso dei device, è che vengono utilizzati fino a tarda notte dai bambini e dai ragazzi, portando come conseguenza a una deprivazione del sonno, cioè dormono molto meno di quanto dovrebbero dormire. La mattina fanno fatica ad alzarsi, svegliarsi, andare a scuola. Dormire poco è uno dei fattori di rischio, forse uno dei fattori principali di rischio per le malattie mentali. Quindi vede che si aggiungono i fattori di rischio a fattori di rischio. E questo è un aspetto su cui forse i genitori pongono ancora troppo poca attenzione, in buona fede probabilmente, perché non sono consapevoli. Quindi noi ne dobbiamo parlare per lanciare, ecco, non dico un grido d'allarme, però richiamare i genitori a un'attenzione rispetto a strumenti che possono essere vissuti come innocui, ma sono di per sé particolarmente rischiosi, o Ecco, perlomeno nascondono insidie importanti. chiudiamo con un'ultima domanda.
Abbiamo parlato di come la famiglia e la scuola abbiano bisogno di rivedere, ripensare l'educazione affettiva. Un esempio su tutti potrebbe essere rappresentato dall'ansia da prestazione, sempre più presente nei vari ambiti, sia per una prova scolastica, per una sportiva, per un'esibizione musicale e via dicendo. Quando abbiamo smesso di pensare che i bambini devono innanzitutto divertirsi? Sì, esattamente questo è il punto, cioè noi dovremmo preoccuparci di trasmettere il piacere di fare le cose, non tanto il dovere di fare le cose. Il che non vuol dire che non dobbiamo fare anche le cose per dovere, per carità, non voglio far passare questo messaggio, però la scuola dovrebbe essere il luogo dove i bambini imparano il piacere della conoscenza. E invece, anche qui non per responsabilità insegnanti, ma per il modello che noi ci siamo dati, la scuola è sempre più vissuta come dimostrazione di risultati, di competenze. Del resto, ormai lo dico da un po' di tempo, noi abbiamo voluto richiamare, ribattezzare il nostro ministero, Ministero dell'Istruzione e del Merito, associando questo aspetto che è molto legato alla prestazione. Non che il merito non sia importante, anche qui per carità, ma non può essere il criterio di selezione. La scuola, come diceva Don Milani, lo ricordiamo quest'anno nel suo centesimo della nascita, la scuola deve essere per tutti. Poi, ma questo è già un principio sancito dalla Costituzione, i più meritevoli devono avere tutti gli strumenti per poter proseguire negli studi, ma questo non c'è dubbio. Ma la scuola deve essere per tutti, la scuola deve essere basata sulla possibilità di scoprire il piacere di sapere, delle conoscenze. Invece noi abbiamo fatto soprattutto un luogo dove trasmettiamo competenze, no? Pensi tutto al grande capitolo del rapporto tra scuola e lavoro, e anche qui secondo me c'è un equivoco: la scuola non è il luogo dove noi costruiamo i futuri disoccupati di domani, ma è un luogo dove noi costruiamo dei cittadini che hanno il piacere di sapere, di conoscere, di informarsi, di approfondire i temi della conoscenza. E così, così in famiglia. La relazione non deve essere un obbligo, non deve essere, come dire, vissuta come un dovere, ma la relazione deve essere innazitutto piacerci, deve essere il piacere dei genitori di stare con i propri figli e quindi dei figli di stare con i propri genitori. Spesso quando io incontro invece delle mamme e dei papà mi dicono: ah, guarda, se avessi immaginato che era così difficile, così faticoso, così fastidioso, addirittura qualcuno mi dice, avere un bambino dentro casa non l'avrei fatto. Ecco. Forse questa società dei consumi in cui viviamo come consumo anche le relazioni, no? Finché in fondo sono piacevoli e ci danno anche una visibilità sociale di un certo tipo, le sposiamo e quando ci stanchiamo saremo pronti ad abbandonarle, no? I figli servono a volte più a noi per pavoneggiarci nel nostro ruolo di genitori che non nell'assumerci delle responsabilità, nel crescerli, nel farli delle persone felici. E sai, qui il discorso si amplierebbe molto. Ad esempio, io credo che un tema sia anche accettare noi genitori il fatto che diventiamo vecchi, che diventiamo anziani, cioè che quindi le nuove generazioni ci devono superare. Ci supereranno per ovvi motivi, ma ci devono superare già anche quando sono giovanissimi. Non è un paese per giovani questo è un paese per vecchi. I ragazzi non hanno spazi per affermare la loro volontà e così spesso sono a rimorchio degli adulti, genitori o insegnanti o chissà che siano. Ecco, dicevo, noi genitori accettare la possibilità di diventare vecchi. Dico sempre che io tremo quando vedo entrare nel mio ambulatorio mamma e figlia vestita allo stesso modo, con gli stessi tatuaggi. È ovvio che questo è un modo per banalizzare il discorso, non me ne vogliate, però vuol dire anche che noi non consentiamo ai nostri figli di differenziarsi da noi. Se ogni trasgressione che loro commettono noi la recepiamo subito, anzi la facciamo nostra, noi limitiamo lo spazio di espressione dei nostri figli. Ricordo una ragazza che mi diceva: sa, dottore, io non ce la faccio più a sentire mia mamma che mi racconta tutti i suoi fidanzati. Ecco, oggi i genitori vivono il rapporto con i figli come se fosse un rapporto amicale. I genitori non sono gli amici dei loro figli, il che non vuol dire che devono trattare male, ma vuol dire che hanno delle responsabilità di adulti, non sono la stessa cosa. I figli non hanno gli stessi strumenti che dovrebbero avere un adulto. Quindi i genitori sono altro.
sono in qualche modo anche, me lo lasci dire in modo più crudo, l'autorità nei confronti dei quali i figli devono scontrarsi, sconfiggere anche in qualche modo, se vogliono capire chi sono. Se noi annacquiamo tutto questo e facciamo diventare tutto mellifluo in qualche maniera, i ragazzi fanno più fatica a capire chi sono, cosa sono di diverso da papà e mamma, perché sono diversi da noi, devono trovare la loro vocazione, e il ruolo di noi genitori è quello di aiutarli a trovare la loro vocazione, non a realizzare quello che noi vogliamo che facciano. Grazie professore per essere stato con noi. Grazie a lei e auguri buon Natale, visto che siamo qui prossimi alle festività. Auguri anche a lei.